Salve a tutti, sono Francesco De Leo, responsabile della comunicazione dell'Istituto Affari Internazionali. Saluto chi è in collegamento, siete i benvenuti ad una nuova edizione delle Conversazioni Internazionali, che è un format IAI con il quale permettiamo a giovani studenti di interagire con delle domande dirette con autorevoli esponenti del mondo delle relazioni internazionali. Prima dell'inizio della pandemia, questa è un'iniziativa che ovviamente avevamo pensato in presenza, questo per consentire ancora una maggiore interazione tra ospite e giovani studenti. Avevamo avuto il piacere di avere con noi l'ambasciatore del Regno Unito in Italia e l'ambasciatore tedesco nel nostro paese, Jill Morris e Viktor Elbling. Al presidente dell'Istituto Affari Internazionali, l'ambasciatore Nelly Feroci, la parola per presentare e dare il benvenuto al nostro illustre ospite di oggi. Presidente. Grazie Francesco, buongiorno a tutti voi che partecipate a questo incontro online e un caloroso buongiorno all'ambasciatore di Francia a Roma, Christian Massé. Anche un grazie molto caloroso, ambasciatore Massé, per aver accettato di partecipare a questa ripresa dei nostri dialoghi, delle nostre conversazioni con gli studenti dopo la pausa imposta dal Covid. Il tema che abbiamo proposto oggi all'ambasciatore Massé non è particolarmente originale, mi verrebbe da dire, ma è sicuramente di grande attualità, è quello delle sfide per l'Europa. Noi siamo in Italia in una situazione molto particolare, c'è un nuovo governo che si è appena insediato, dovrebbe avere la fiducia del Parlamento nei prossimi giorni. È un governo, direi questa volta, dal profilo marcatamente europeista, anche se siamo supportati in Parlamento da una maggioranza composita ed eterogenea. La Francia del presidente Macron è da tempo posizionata all'avanguardia del movimento, posso dire, di opinione a sostegno della costruzione europea, sempre molto attiva e molto dinamica. E quindi credo che sia di estremo interesse ascoltare l'ambasciatore di Francia a Roma per cercare di avere da lui un'idea di come si muove e si muoverà la Francia, non solo nel rapporto col nuovo governo italiano, ma anche sui vari temi che caratterizzeranno l'agenda europea nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Io penso in particolare a 3-4 questioni sulle quali vorrei sollecitare in particolare l'ambasciatore Massé. Il primo tema è quello del successo del Next Generation EU. Ovviamente questo è un tema di grandissima attualità in Italia perché il governo dovrà lavorare molto velocemente per definire un piano nazionale di resilience e recovery, ma c'è più in generale un tema che riguarda l'Europa. Il successo del Next Generation è fondamentale per, come dire, garantire la credibilità di questa iniziativa politicamente straordinaria adottata in questa occasione dall'Unione. C'è il tema, che è un tema molto caro alla Francia, in particolare al presidente Macron, dell'autonomia strategica dell'Europa, su cui ancora aspettiamo di vedere indicazioni dal nuovo governo. C'è il tema, diciamo, delle due grandi questioni che erano nell'agenda europea prima dello scoppio del Covid, cioè il Green Deal e l'agenda digitale, e all'orizzonte, forse meno noto, c'è il tema della riforma e revisione del patto di stabilità, cioè delle regole in materia di disciplina di bilancio. Quindi e questi sono alcuni dei temi. Come tela di fondo dovrebbe esserci anche un'agenda e dei risultati di una conferenza sul futuro dell'Europa che dovrebbe concludersi proprio sotto presidenza francese nel 2022. Io credo che ci sia molto, in buon francese si direbbe food for thought, e quindi lascio la parola all'ambasciatore Massé, non senza avere ricordato che proprio stamani è uscito sul supplemento di Repubblica una sua importante intervista che però riguarda il tema dei rapporti bilaterali tra Francia e Italia. Cristiano, grazie mille ancora, a te la parola. Grazie, grazie Presidente, grazie dell'invito perché sono molto onorato perché l'IAI è uno dei 20 think tank più prestigiosi nel
nel mondo e grazie a Francesco De Leo per moderare questa ora. Come l'ha ricordato il nostro presidente Ferdinando Neri Feroci, abbiamo veramente il senso di un momento epocale e particolarmente in questi giorni di insediamento del governo Draghi, che devo dire desta una grandissima attenzione, una grandissima speranza e una grandissima fiducia per l'Europa. Avete visto che il presidente Macron si è espresso molto calorosamente, posso dire anche che si sono scambiati messaggi. Ovviamente avete scelto un tema molto focalizzato e molto preciso, quindi cercherei forse di schematizzare, soprattutto che mi avete detto in tempo breve. Io direi che è un momento di grande sfida per l'Europa, questo lo risentiamo tutti, e io dividerei queste sfide in due. Prima le sfide esterne, alle quali dobbiamo noi europei misurarci, e poi le sfide interne, cioè che, quali sono queste sfide per essere all'altezza. Per le sfide esterne sono di due tipi. Ci sono le sfide che condividiamo tutti, quelle che sono le sfide globali, o quello che chiamiamo anche i beni comuni, che sono i 3P della presidenza italiana del G20, people, in particolare uscire dalla pandemia, ma con il multilateralismo e non col nazionalismo o il clientelismo vaccinale. C'è il planet, clima, biodiversità ovviamente, ma questi sono temi che conoscete molto bene, e poi c'è il tema prosperity, ma che, per tornare alla questione sul patto di stabilità, sulla prosperity questa questione sarà totalmente centrale al G20, in particolare per sapere sulla questione dell'espansione del bilancio che abbiamo, e lì vediamo che adesso ci si presenta un divario, direi, o si annuncia un divario tra Stati Uniti, che saranno molto più espansivi dell'Europa, una cosa che già abbiamo conosciuto durante la prima crisi, la crisi finanziaria del 2008, e quindi ci sarà la questione dell'exit strategy, ma dobbiamo uscire, ma non troppo velocemente, perché sennò andremo con grandissime difficoltà. E poi c'è una seconda serie di sfide esterne, che sono proprio le sfide geopolitiche, che la questione principale è che l'Europa rischia di diventare marginale, e l'Europa che ha unificato il mondo, e il centro di gravità dell'Europa si allontana sempre di più. Per quanto riguarda l'economia, questo ovviamente in questo momento di ripartenza precoce dell'Asia, il relativismo dei valori universali che conosciamo, e poi anche dove l'Europa sulle nuove frontiere, che sono gli spazi marittimi dell'Estremo Oriente, lo spazio o il ciberspazio. C'è anche come sfida esterna geopolitica, c'è la modificazione della relazione transatlantica, cioè Biden non è Trump, ma Biden non sarà prima di Trump, quindi lì ci dobbiamo preparare a grandi differenze. E poi c'è il ravvicinamento della minaccia. E Borrell che parla dei nuovi imperi, ma in realtà è il ritorno degli imperi antichi come la Russia e la Turchia, e dove vediamo che veramente c'è lì una sfida proprio alle nostre porte, in Libia o nei Balcani.
E ultima sfida geopolitica, probabilmente la più importante durante questo secolo, è l'Africa e il divario demografico. È ovvio che questa sarà una probabilmente il tema più importante durante tutto il secolo. E intorno a queste sfide abbiamo il Brexit che ci indebolisce. Quindi questo è un elenco che propongo perché è importante condividere la lettura del mondo, perché questa è proprio la premessa per la conferenza sul futuro dell'Europa. Non potremo avere una conferenza efficace se non abbiamo una lettura del mondo condivisa appunto su queste sfide, con queste sfide esterne. E quindi noi come Francia l'obiettivo è passare di un mondo multipolare, perché adesso abbiamo un vero mondo multipolare brutale, a un mondo multipolare organizzato dove l'Europa è un polo forte. Questa è la nostra lettura, e questa lettura ci dice che la scala europea conta. Vi ricordate che Gordon Brown, in un certo momento, qualche anno fa, aveva detto: ma non c'è niente tra la nazione e il globale. No, la scala europea conta, e quindi pensiamo che dobbiamo sviluppare questo principio di sovranità europea che non si contrappone alla sovranità nazionale, ma che ne è una condizione. E questa sovranità europea sarà il principio chiave della nostra presidenza dell'Unione Europea nel primo semestre del 2022. E lì bisogna sapere se saremo all'altezza, perché abbiamo delle sfide interne che dobbiamo risolvere, che dobbiamo affrontare. La prima sfida è quella tecnologica, perché proprio l'innovazione e la ricerca sono i fattori forse decisivi per questo secolo della prosperità, della potenza e dell'influenza. E non è per caso che il principale campo di battaglia tra Stati Uniti è proprio la tecnologia, in particolare con la 5G. E lì, da questo punto di vista, è questo che aveva portato il presidente Macron nel suo discorso della Sorbona a proporre una DARPA, questa agenzia di rottura sulle tecnologie europea. Da questo punto di vista, perché noi abbiamo perso il treno del digitale, non ci possiamo permettere di perdere gli altri treni, intelligenza artificiale, transizione ecologica, idrogeno, eccetera. Da questo punto di vista, ovviamente, il Next Generation EU tutto quello, più il nuovo bilancio, perché il nuovo bilancio fino al 2027 abbiamo un aumento di 50% delle spese appunto per innovazione, ricerca e università. Questo ovviamente è un'opportunità enorme, ma a condizione che siamo capaci di coordinarci, perché questi piani sono nazionali, e quindi dobbiamo articolare i nostri piani. E noi lavoriamo con la Germania in questo momento, e Bruno Le Maire è venuto alla fine dell'anno scorso appunto per lanciare questo lavoro di coordinamento su settori importanti come lo spazio, la microelettronica, il cloud europeo o l'idrogeno. Ma per questo anche dobbiamo approfondire delle politiche comuni, come la politica industriale, e in particolare rivedere il diritto della concorrenza per non avere l'insuccesso della fusione Alstom-Siemens, ad esempio,
ed altre. Quindi questa è una condizione essenziale per avere attori europei con dimensioni rilevanti a livello mondiale. C'è anche la protezione degli investimenti, la protezione davanti agli investimenti extracomunitari, questo per non perdere le nostre tecnologie, e c'è la questione del finanziamento, ed è per quello che la fusione Euronext Borsa Italiana è veramente una buona notizia, perché questo porterà più possibilità di accesso ai mercati per le nostre piccole e medie imprese. Seconda sfida è la transizione ecologica, perché questo è è l'aspirazione dei giovani, e quindi questo deve essere il modello della società europea, un modello di società sostenibile. E lì abbiamo il problema delle divisioni tra di noi, e quindi lì c'è tutto il tema del fondo di transizione giusta, quindi dobbiamo superare queste divisioni, e ci sarà anche la questione del commercio, che ci permetterà di avere una concorrenza sleale, sennò noi avremo gli impegni e saranno gli altri che avranno i profitti delle nostre proprie discipline. Terza sfida è l'autonomia strategica, e noi lavoriamo sul Strategic Compass, la bussola strategica che è stata proposta, e pensiamo che questo è un obiettivo di finirla, diciamo, di realizzarla per la presidenza francese dell'Unione Europea, e su questo ci sono ovviamente c'è la ridefinizione dei nostri partenariati, ma quello che è molto importante è, in termini di difesa, dopo l'iniziativa europea di intervento, dopo il collegio di intelligence, che sono dei passi importanti, di poter arrivare a dei mandati per le operazioni europee più forti e più operativi. Da questo punto di vista, la forza Takuba, che è una forza di forze, che è una task force di forze speciali in Africa, che non è un'operazione europea, ma è un'operazione tra europei, è veramente un passo avanti molto significativo, e l'Italia adesso è nella forza Takuba, e questo è un buon punto. E poi ovviamente c'è tutto il discorso sulla base industriale e tecnologica della difesa, è assolutamente essenziale. Nel nuovo quadro pluriannuale c'è il Fondo Europeo di Difesa ed altre iniziative. Questo è molto, molto positivo, ma dobbiamo adesso unire le forze, per quello che Naviris, Ragion Fincantieri e Naval Group è una buona notizia, e che anche dobbiamo approfondire la nostra Space Alliance tra Leonardo e Thales. E lì il discorso sarà anche di vedere come ci colleghiamo con la Gran Bretagna, con il Regno Unito. Due altre sfide, vado molto veloce, e i valori e lo Stato di diritto. Questo non dobbiamo arretrare, e quindi non è una questione alla carta, e questo dobbiamo essere molto duri, molto fermi al riguardo, e vedere gli altri elementi, perché non è soltanto la libertà di stampa, eccetera, è proprio tutto quello che riguarda il digitale e la sicurezza dei dati personali. Questo è un elemento. E secondo, anche quello che noi viviamo in Francia, come lo sapete, ma che altri paesi conoscono, è che la questione di CETI o del separatismo, cioè diventa degli attacchi proprio alle nostre società, e questi sono i valori europei, e quindi dobbiamo essere molto attenti a questo. La Francia è più esposta per la sua storia, popolazione, eccetera, ma l'Italia conoscerà questo problema anche, altri paesi europei lo conoscono già come noi. E ultima sfida è la sfida migratoria. Mi riferisco a quello che diceva Umberto Eco, cioè che faceva la differenza tra immigrazione e migrazioni. Dicendo migrazioni è quello che il fenomeno che cambia, che coinvolge, no, la cultura della nostra società.
E lì quindi la frontiera è molto sfumata in questo momento su questo, e quindi dobbiamo mostrare agli europei che siamo in controllo, aperti ma in controllo. Questa è la nostra impostazione, e per quello che pensiamo che accanto all'asilo, alla politica di asilo migrazione, dobbiamo avere anche una politica molto chiara per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne. Ma questa questione delle migrazioni è essenziale, perché per me personalmente, se l'Europa dovesse sciogliere un giorno, sarebbe proprio su questa questione. Ecco le sfide. Io sono ottimista perché sento un senso di risveglio di cui Next Generation EU è il testimone, e anche la nostra unità davanti alla Brexit, che abbiamo veramente mantenuto, e questo dimostra che c'è una solidarietà, una unità intorno all'Unione Europea 27 che si sta sviluppando. È molto fragile, ma va nella buona direzione. E ultima cosa, che noi possiamo perdere tempo, e quindi dobbiamo essere agili e avere delle coalizioni di progetto, delle alleanze specifiche tra europei, che sia per progetti di ricerca, per le università europee, per i progetti di difesa o altre cose. E quindi avremo sempre più un'Europa differenziata, e lo dobbiamo ammettere, ma lo dobbiamo organizzare. Questo sarà uno dei grandi temi per noi della conferenza sul futuro dell'Europa. E ovviamente in queste cooperazioni per noi vediamo l'Italia al centro, e per questo che stiamo lavorando su questo trattato del Quirinale, che progressa. Voilà, in a nutshell, grazie Presidente, grazie Ferdinando, sono stato un po' vasto, direi, ma è proprio il tema che lo comandava. Bene, mille grazie per ora, Eccellenza Massé, che abbiamo in collegamento dal meraviglioso Palazzo Farnese. Riuscite a vedere, insomma, alle sue spalle qualche affresco del suo bellissimo ufficio. Allora, con lei sono protagonisti i nostri ragazzi che si sono prenotati in settimana. Andiamo per ordine di griglia, così facciamo prima. Sceglie il Mediterraneo come tema della sua domanda Vladimiro Labate. Prego, Vladimiro. Sì, buongiorno ambasciatore e buongiorno a tutti. Come mai l'Italia e la Francia sono incapaci di condurre una politica mediterranea efficace? Dalla creazione dell'ENI e l'intervento militare in Libia, l'impressione è quella di una lotta per la stessa poltrona. Nel frattempo però altre potenze, come la Turchia in primis, espandono la propria sfera di influenza in tutto il bacino mediterraneo. Come agire? Grazie, lei ha ragione. Non ci possiamo dividere. Quando ci dividiamo, ovviamente lo spazio è preso da altri. È proprio quello che sta succedendo in Libia, ma in Libia adesso siamo molto... Non siamo mai stati divisi, come si è detto, e sulla Libia siamo molto convergenti, appunto per fare in modo che non ci siano più le ingerenze straniere, e quindi siamo proprio dietro le mosse delle Nazioni Unite. Da questo punto di vista la nomina, l'insediamento di queste nuove autorità in Libia, il percorso democratico alla fine di questo anno è una buona notizia. Quello che dobbiamo fare è riproporre, reinventare un partenariato nel Mediterraneo, e quello lo facciamo in questo momento un'iniziativa sul vicinato sud, che sarà presentata fra poco, e siamo molto convergenti e lo lavoriamo con i nostri amici spagnoli, e anche essere fermi davanti a delle ingerenze o delle azioni che non sono amichevoli e che, tutto il contrario, sono veramente aggressivi, in particolare quelle che vengono dalla Turchia.
E su questo quindi dobbiamo essere fermi ed uniti sulla Turchia e non possiamo dire dobbiamo fare dei compromessi sui nostri, perché se non siamo fermi saremo visti come deboli e quindi non ci sarà nessun limite. Bene, ambasciatore, grazie a Vladimiro che è nella redazione di Utrend. Allora, Letizia Storchi, buongiorno, l'ambasciatore Massè ti ascolta. Buongiorno. La mia domanda riguardava i Balcani occidentali e il processo di integrazione europea. E come ben sappiamo si sono aperti i negoziati per Albania e Macedonia del Nord. La mia domanda è se nel 2021 ci saranno degli ulteriori progressi o sviluppi nell'area, visto anche che la Francia aveva più volte bloccato il processo fino alla fine del 2019. Grazie. Grazie. Su questo non abbiamo mai messo in causa la vocazione dei paesi dei Balcani occidentali di integrare l'Unione Europea. La questione è di sapere se sono veramente pronti, perché abbiamo visto che quando paesi non sono pienamente pronti, questo provoca dei gravi problemi nel funzionamento dell'Unione Europea. E siamo in un momento dove dobbiamo correre e quindi non possiamo essere sempre rallentati da problemi. E per quello che abbiamo chiesto alla Commissione riproporre il suo metodo per i negoziati di adesione, quello che è stato sostenuto da tutti gli stati membri. Quindi ci saranno probabilmente progressi nel 2021, ma questo dipende molto dal rispetto dei criteri e del progresso proprio in questi due paesi, nei paesi candidati. Bene, grazie a Letizia Storchi. Adesso German Carboni ha scelto, diciamo, lo scetticismo antieuropeo per il tema della sua domanda. Buongiorno, la ringrazio per la sua presenza e possibilità di conversare con lei. Diciamo che la pandemia ha in un certo senso aiutato un'Europa che era politicamente quasi in crisi, cioè si è riusciti a ristabilire in un certo senso solidarietà e coesione attorno al progetto. Tuttavia, adesso vediamo grandi spese per il rilancio e le chiedo se la riapplicazione della disciplina fiscale dopo queste grandi spese a livello nazionale sia un rischio per la stabilità politica dell'Europa e cosa, a suo parere, sia necessario fare per evitare una simile prospettiva. Prima una considerazione generale. Quello che mi colpisce è che tra tutti i grandi leader europei, se guardate negli ultimi 20 anni o 30 anni, anche se hanno espresso un scetticismo prima di prendere le loro responsabilità sull'Europa, alla fine, esercitando il potere e le responsabilità, si sono convinti che l'Europa era assolutamente necessaria e che non si poteva avere una soluzione ai problemi del paese se non c'era veramente un appoggio una risposta anche a livello europeo, anche se questo poteva domandare una riforma dell'Europa o dei cambiamenti. Sulla disciplina fiscale lei ha ragione, dobbiamo essere molto molto attenti di non tornare troppo presto alla disciplina fiscale, perché veramente potremmo annullare tutti gli effetti del Next Generation EU. E anche bisogna vedere quello che fanno gli altri paesi, le altre grandi economie. Da questo punto di vista, quello che vedo negli Stati Uniti e anche il caso della Cina, ad esempio, che veramente su questo whatever it takes
Quindi è molto importante di non per, perché per diciamo rispetto per il patto di stabilità eccetera, per le grandi regole, quindi di avere delle exit strategy che siano troppo veloci. Ovviamente l'atmosfera e anche la filosofia è cambiata dal 2008-2011, dove ovviamente c'è molto più, come dire, molto più attenzione appunto all'importanza di non rompere la crescita, e da questo punto di vista abbiamo imparato dei certi errori che sono stati fatti durante questi anni. Bene, eccellenza, è il momento di Eleonora Copparoni, che è anche nella redazione dello Spiegone, come Letizia Storchi che abbiamo sentito prima, che è una realtà molto interessante, ambasciatore che collabora anche attivamente alla nostra rivista d'affari internazionali. Eleonora. Buongiorno, grazie della presentazione, buongiorno ambasciatore. Io volevo chiederle, la Francia come intende spendere le risorse messe a disposizione dall'UE per la sostenibilità ambientale, e in particolare quali saranno i settori chiave coinvolti? Noi, come lo sapete, abbiamo messo a punto il nostro piano di rilancio che sarà di 100 miliardi. 40% di questi 100 miliardi saranno dati dall'Unione Europea. Questo vuol dire che il 60% sono fondi nazionali, quel che vuol dire che adesso il nostro piano di rilancio è in atto, cioè che veramente già è stato avviato, perché non abbiamo bisogno della risposta dell'Unione Europea per tutto il piano. Sulla maniera in cui quindi sarà speso, prima sarà l'idrogeno, che rappresenterà intorno agli 8 miliardi. Dopo ci saranno tutti, l'altra priorità sarà tutti gli investimenti per l'efficacia energetica, cioè tutti ristrutturare tutte le costruzioni in modo che appunto ci sia risparmio di energia. Queste saranno le due grandi priorità. Più ovviamente in quella ristrutturazione, ovviamente lì c'è l'energia rinnovabile, ad esempio i pannelli solari, eccetera. Ma queste sono le due grandi priorità. Grazie. Daniel Peyronel ha scelto la grandissima emergenza transnazionale, appunto il Covid, la pandemia. Daniel collabora con Vladimiro Labate, che abbiamo sentito prima, a Utrend, che è un portale autorevole del mondo dell'informazione italiano. Daniel. Sì, buongiorno ambasciatore, grazie Francesco De Leo. Allora, la mia domanda, che ho preparato insieme a Vladimiro, riguarda la pandemia. Esiste una forte diseguaglianza di accesso al vaccino tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo. A livello mondiale è stata creata questa iniziativa COVAX, a cui partecipano 92 paesi, però i fondi messi a disposizione, esatto, sono ancora al di sotto delle necessità. Intanto molti paesi contano sul vaccino cinese, sul vaccino russo e anche sul vaccino cubano. Per l'Unione Europea la questione dell'accesso al vaccino dei paesi, diciamo, in via di sviluppo, dei paesi più deboli, diciamo, economicamente, deve essere una priorità, e gli strumenti messi in campo finora sono sufficienti o ne servono di nuovi? Grazie. Grazie, noi è una questione assolutamente fondamentale, per noi è centrale, la Francia è stata con l'Italia grande promotore di ACTA e di COVAX, ha anche partecipato al finanziamento in grande maniera, non una cifra ma in una maniera importante, e noi sosteniamo totalmente
l'impostazione del segretario generale Guterres delle Nazioni Unite per dire che questo vaccino è un bene comune. E quindi, perché sappiamo anche che fin quando il virus circolerà in un paese, noi non saremo a rischio. Quindi veramente è proprio il bene comune, come il clima, cioè veramente c'è un problema, tornerà. Su questo quindi dobbiamo fare pressione perché più soldi arrivino al COVAX, per il finanziamento di questo, e anche a livello europeo dobbiamo ad esempio forse prendere un impegno che tale percentuale dei vaccini che abbiamo li possiamo dare ai paesi in via di sviluppo. Per noi è veramente una sfida importantissima, veramente una priorità. Bene, citava nel suo intervento introduttivo il problema, il fenomeno, il dossier migranti, e di questo che le chiederà qualcosa Susanna Capretti. Buongiorno Susanna. Buongiorno ambasciatore. Sì, lei ha già menzionato la questione della crisi dei migranti e la crisi libica, quindi la mia domanda è: come pensa che si evolveranno le politiche migratorie in ambito europeo nei prossimi anni? Grazie. C'è, come lo sa, un patto migratorio che è stato proposto dalla Commissione europea, ci stiamo lavorando, probabilmente sarà un dossier importantissimo della nostra presidenza nel primo semestre 2022. Noi pensiamo che debba essere associato a questa questione del controllo delle frontiere esterne, quindi la questione dello spazio Schengen, come lo gestiamo. Quello che è molto importante, e da questo punto di vista è veramente una visione, direi, italo-francese, è che lo dobbiamo affrontare in modo complessivo, cioè che c'è ovviamente la questione della responsabilità, solidarietà per quanto riguarda l'arrivo di questi dei migranti, che siano richiedenti asilo, cioè persone in bisogno di protezione o no, come lo gestiamo. C'è la questione molto importante del ritorno, di una politica europea del ritorno, perché adesso abbiamo delle politiche nazionali ma che non funzionano, quindi dobbiamo avere la forza dell'Europa per quelli che non sono in bisogno di protezione. E poi accanto a questo, e questo è assolutamente essenziale, la politica di cooperazione e di sviluppo con i paesi di origine e di transito. Tutti questi elementi sono, come lo desideravamo, nella proposta, cioè l'architettura generale, nella proposta della Commissione, e quindi noi riteniamo che sia un buon punto di partenza. Ma vediamo, quando ho parlato della questione demografica, che l'aspetto cooperazione e sviluppo, che tipo di politica abbiamo nei confronti dell'Africa, e anche l'idea che, questa è un'idea personale, ma che dobbiamo mostrare che lo vediamo in termini di circolazione, che non possiamo essere un mondo chiuso alla sponda sud, dobbiamo vederlo in termini di circolazione. La proposta è una buona base e si lavorerà molto. Quello che mi preoccupa un po' è che sento sempre un po' le stesse posizioni, e quindi bisogna veramente spingere tutti a muoversi un po' in termini di solidarietà e di responsabilità. Grazie. Allora, non arretreremo sui diritti umani, ha detto ancora in apertura, e proprio su questo tema verte la domanda di Simone Martuscelli, che è l'animatore di Scomodo, un'altra realtà giovane ma molto autorevole nel campo editoriale. Simone. Buongiorno, ringrazio l'Istituto Affari Internazionali per l'invito e l'ambasciatore per la disponibilità. La mia domanda si muoveva dal caso di cronaca che aveva coinvolto la
la Legion d'Onore donata da Macron ad Al-Sisi e le polemiche che erano scaturite in Italia con alcuni personaggi autorevoli che avevano diciamo, ritirato la propria Legion d'Onore. Questo caso mette un po' in evidenza, secondo me, la mancanza di una politica comune europea sui diritti umani. Ecco, come può approcciare l'Europa non solo nei confronti di paesi come l'Egitto, che sono riconosciuti anche da una risoluzione recentemente approvata dal Parlamento europeo come manchevoli in materia di diritti umani, ma anche nei confronti di sfide che si presentano all'interno della stessa Unione, Polonia, Ungheria, eccetera. Come e se l'Unione può intervenire in casi del genere? Grazie. Grazie. Prima ovviamente bisogna dividere tra Unione Europea e fuori dell'Unione Europea. Unione Europea, quando c'è un'adesione, quando si aderisce una carta, e questa carta, la prima cosa sono appunto se lo Stato di diritto e la democrazia e i diritti umani. E su questo è per quello che non dobbiamo arretrare, che questa è la nostra identità, sennò l'Europa si scioglie e non ha nessun senso, e non può essere soltanto un mercato. Per quanto riguarda fuori dell'Unione Europea, quello che viviamo è un tempo di relativismo dei nostri valori universali che abbiamo portato fino adesso, e quindi è l'impegno degli europei, quindi, di difenderli. Nel caso dell'Egitto abbiamo un paese che è un grande partner dell'Europa, ovviamente un partner strategico, dove ci sono dei casi preoccupanti, appunto come lo ha detto, per quanto riguarda i diritti dell'uomo, i diritti umani. E su questo noi abbiamo quello che facciamo, che dobbiamo costruire e mantenere questo rapporto con questo partner strategico che è l'Egitto, assolutamente fondamentale in tutta la regione. E poi ovviamente dobbiamo affrontare questi casi, ma noi lo facciamo, lo vogliamo fare avendo dei risultati e essere efficaci. E la migliore cosa è farlo in modo appropriato, e quindi quando il presidente Al-Sisi è venuto a Parigi, ovviamente abbiamo parlato di questi casi. E non è stato notato nella stampa italiana, ma c'è stata la liberazione prima dell'arrivo del presidente Al-Sisi di esponenti molto importanti delle ONG più rappresentativa per quanto riguarda la difesa dei diritti umani, e su questo caso siamo stati molto vocali in Egitto. E quindi dobbiamo, è sempre un elemento che dobbiamo seguire. L'Europa ci deve sempre essere, mettere la faccia, è quello che dobbiamo fare ovviamente per quanto riguarda la Bielorussia o adesso la Birmania. Davvero grazie eccellenza. Ginevra Falciani, anche lei collabora con Scomodo e le chiederà qualcosa sul bilaterale Italia-Francia. Salve, buongiorno e grazie mille per questa opportunità. Sì, la mia domanda era più che altro su come è vista, come lei vede e anche la Francia vede questa svolta europeista di due forze italiane che sono la Lega e il Movimento 5 Stelle, che hanno appoggiato il governo Draghi, che come lei ha detto è un governo in cui si pone molta speranza, e queste due forze avevano appoggiato sia la Le Pen che i Gilets Jaunes, che erano in grande opposizione a Macron. Secondo lei è una vittoria contro il populismo e il nazionalismo dell'Unione Europea, oppure è una trasformazione di questo tipo di politica? Grazie mille. Io ho visto questa evoluzione ovviamente prima nei 5 Stelle, dove adesso c'è veramente proprio un atteggiamento pre-europeo, e per quanto riguarda la Lega, quando vado nel nord in particolare, che vado a vedere i presidenti di regioni, le imprese, i sindaci, eccetera, vedo dei responsabili della Lega
che considerano che l'Europa è importante, e quindi questa visione, diciamo, che lì ha prevalso, e penso anche che questo è dovuto al fatto che abbiamo, che l'Europa ha mostrato solidarietà durante questo, durante questa crisi, durante questa pandemia, e che lo sguardo anche di molti italiani è stato cambiato nei confronti dell'Europa, e che anche ha destato un enorme bisogno di protezione, e si vede che questa protezione deve essere prima data ovviamente dalla nazione, dallo Stato, ma che lo Stato non lo può fare da solo, che ha bisogno anche di questa solidarietà europea, e che uniti quindi si è più efficace. Bene, allora Irene D'Antimo ha una domanda, è un momento particolarmente importante. Abbiamo per la prima volta un debito comune europeo, su questo la curiosità di Irene. Prego, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori e i partecipanti di questa meravigliosa opportunità. Ecco, io, come è stato introdotto, vorrei chiedere, per quanto riguarda la Next Generation EU, essendo il primo debito comunitario, ha questa particolarità. Lei ritiene che questo fatto agevoli le relazioni fra i nostri due paesi, ma anche fra i nostri paesi e i membri dell'Unione Europea, rendendoli più uniti? Oppure crede che per la criticità che è stata portata dalla pandemia, l'Italia e la Francia tenderanno a considerare di più i propri affari domestici piuttosto che lavorare in una prospettiva di collaborazione bilaterale più intensa? Grazie in anticipo. Grazie. No, penso che sia un cambio di paradigma molto importante, e quindi che dimostra appunto che un passo enorme in termini di solidarietà, e quindi non penso che questo faccia che i paesi tornino ai loro affari nazionali, no. Penso al contrario, perché dentro c'è anche una responsabilità, e una responsabilità di spenderli bene questi paesi, e anche il senso che se uno le spende male, questo ha una ripercussione su tutti gli altri paesi. E quindi, appunto, perché parlavo dell'importanza del coordinamento anche in certi settori critici del piano di rilancio su queste tecnologie in particolare chiave per riuscire a rimanere nella corsa in questo secolo. E lì ovviamente per tutti noi, non parlo dell'Italia soltanto, ma tutti noi, c'è una responsabilità nei confronti degli altri paesi europei, in particolare quelli che erano critici di spenderli bene, per dimostrare che questa è la via maestra per l'Europa. Ma quindi è una responsabilità nostra anche di dimostrarlo. Eccellenza, è il Green Deal il tema sul quale ha scelto di interagire con lei Paola Morselli. Paola, benvenuta. Salve, vi ringrazio per la conferenza. Allora, la mia domanda è: uno degli obiettivi dell'attuale Commissione europea è il cosiddetto Green Deal. Con la crisi causata da Covid e la quantità di fondi europei giustamente dedicati ad aiutare paesi in difficoltà, non molto del budget europeo è stato dedicato a progetti che possiamo considerare più prettamente europei, come Green Deal, ma anche Digital Strategy e così via. Quindi abbiamo che l'Unione Europea andava in una direzione, la pandemia le ha portate leggermente a fare una deviazione. Secondo lei l'Unione riuscirà a conciliare gli obiettivi prefissati dalla Commissione al suo insediamento con le priorità ridisegnate dalla pandemia? Grazie. Se guardo, è vero che la pandemia ha spostato certi fondi, ma complessivamente, ad esempio, per Next Generation EU, che sono 750 miliardi di euro, più del 30% va al Green Deal, che già è molto importante, e che il Green Deal è veramente un modello di società sostenibile, e questo include anche la salute, perché in realtà, se si guarda la percentuale, va veramente oltre. La cosa importante è che sia speso bene, appunto come l'abbiamo detto, in particolare sulle tecnologie chiavi come l'idrogeno, perché il grande rischio per l'Europa è di prendere gli impegni
più forti, perché già questi impegni li abbiamo presi. Aspettiamo ovviamente quello che dirà l'America di Biden, che è nella buona direzione ovviamente. La Cina si è impegnata alla neutralità carbonio nel 2060, ma questo cosa vuol dire in termini di impegni, di rialzamento dell'ambizione a COP26? E di prendere questi impegni, ma che noi non siamo capaci, che in realtà prendiamo gli impegni, ma compriamo le tecnologie dell'idrogeno ai cinesi o agli americani, i pannelli, la batteria elettrica alla Corea, eccetera. E quindi è questo il grande. E anche quindi che abbiamo la forza e il coraggio di promuovere questi nel commercio queste regole che prendono in conto i beni comuni. Questo è una grande questione per la riforma delle OMC, perché sennò saremo invasi da prodotti stranieri, e quindi questo vorrà dire che avremo preso impegni che non hanno servito di niente, perché ci sarà il fenomeno di passaggi clandestini, come diciamo in francese, e che poi anche le nostre economie saranno danneggiate. Allora, grazie ambasciatore Massé. Ovviamente queste sono solo 10 domande che rappresentano i tanti ragazzi che sono con noi in questo momento in collegamento. Grazie davvero per tutte le domande importantissime. Io ritorno al presidente Ferdinando Nelli Feroci per chiedere appunto qualcosa, no? Siamo addirittura d'arrivo di quest'ora. Presidente, contento anche lei? Beh, io prima di tutto vorrei ringraziare Christian Massé per la lucidità delle sue risposte e anche della sua presentazione iniziale. Devo dire, uno straordinario ambasciatore con una straordinaria conoscenza della macchina europea e delle sfide che ci aspettano in Europa. Ringrazio anche gli studenti che sono intervenuti, che hanno partecipato e che hanno animato questo dibattito. Devo dire, è sempre molto bello vedere gruppi di giovani così preparati, così attenti, che seguono vicende che apparentemente, purtroppo, a volte sembrano un po' estranei al dibattito politico e mediatico, invece, e vedere anche che molti di voi sono attivi su piattaforme digitali, animano giornali online, un grande rallegramenti e molto in bocca al lupo per il vostro lavoro. Cristiano, spero soprattutto che abbiamo presto l'occasione di rivederci personalmente, perché è quasi un anno che ci cambiamo ogni tanto dei saluti su piattaforma, ma insomma credo veramente che, e a Francesco De Leo, se posso chiudere, un grazie di cuore per aver animato questa tavola rotonda dibattito, che credo sia stata molto interessante e molto utile. Grazie tante, è stato veramente per me un'opportunità fantastica, e complimenti ai giovani anche per quello che fate, perché questa conferenza sul futuro dell'Europa è voi che la dovete animare, perché questa conferenza, il futuro è voi e per voi, e quindi lo dovete fare. Veramente complimenti, anche grazie per queste bellissime domande. Io sono francamente in un momento dove le sfide sono enormi, ma devo veramente sento un risveglio dell'Europa, è molto fragile, ma c'è qualcosa che si muove, e da questo punto di vista quello che sta succedendo in Italia è una bella promessa, e quindi tutta l'Europa, devo dire anche il mondo, sta guardando all'Italia in questo momento, e quindi non vedo anche l'ora quindi di vederci di persona e invitarvi tutti a Palazzo Farnese per continuare questo dialogo. Davvero grazie ambasciatore, grazie a Vladimiro, a Letizia, a German, Eleonora, Susanna, Simone, Ginevra, Irene, Paola, Daniele e tutti quelli che sono in collegamento. Ambasciatore Massé, grazie di aver dedicato un'ora del suo tempo ai nostri ragazzi. Mille grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.